Solo una parola, finalmente è uscito questo video. Sono 9 giorni che lo aspettate e fidatevi che anche per me è stato complicato per certi versi editarlo, portarvelo, anche se alla fine erano solamente 2 partite. Ne approfitto anche per ricordarvi che sabato sarò a Piazza del Popolo per un raduno con voi fan e iscritti dalle 15:30 assieme ad altri youtuber, tra cui Rudy Zlatan, Spaduan, Il Verna, con Paradise, Noxer, i The Hopeless. E mi sa che l'ho detti tutti, e meno male che dovesse tra cui. Però comunque non dilunghiamoci, vi lascio a questa seconda parte di video. Quindi vi lascio direttamente all'Olimpico con Roma-Torino. Bella, raga. Riconfermarsi è sempre più difficile che stupire. Per questo che anche solo un passo falso è già troppo. E quindi alla seconda giornata la Roma ha già necessità di trovare i primi 3 punti della stagione, che sono mancati a causa di una beffa nelle finali a Bologna, come era stato lo scorso anno. Ma che, come detto, vanno già recuperati questa sera, provando a battere il Torino. Già delle novità importanti in campo, perché oltre a ricorrere ai ripari con il nuovo modulo, quindi il 4-2-3-1, c'è anche qualche cambio di nomi, nel senso che ovviamente Bufal parte titolare visto il nuovo modulo, e parte titolare anche Martin Caceres, che fa il suo esordio in maglia giallorossa e prende il posto di Castagna, quindi lui sul centrodestra, Manolas sul centrosinistra, che torna in mezzo al campo da Sofiane. Apertura verso Insigne, non il controllo di Lorenzo, che poi allarga dalle parti di Glangiorno, zona cross, prova a metterla dentro, verso Higuain, che butta giù la porta, e Pipita, ricominciamo a segnare col numero 9, Roma 1, Torino 0, e che gol che ha fatto Higuain sull'assist di Declan John, pennellato. Infatti abbiamo visto il gallese correre verso Higuain in modo molto acceso. Mamma che palla che ha dato, mamma che palla che ha dato. E che gol di Higuain, che ha buttato giù il palo, che aveva provato a dir di no. Ma la palla entra lo stesso. Roma 1, Torino 0, l'ultimo gol in quella porta, in campionato, l'aveva segnato il capitano. De Rossi subito in verticale per Salah, che con il tacco, dove serve Higuain, si chiude il triangolo con Salah in area. Salah! Padelli in calcio d'angolo. Ma che Roma, ragazzi, facciamo delle azioni paurose. Higuain per Nainggolan, che prova a calciare. Poi De Rossi! Danielino De Rossi con la fascia di capitano, il nostro nuovo capitano. Fa Roma 2, Torino 0, anche lui al volo, anche lui con il gran gol. E anche lui sotto la Sud. Servito Insigne. Vuole andare via al suo diretto marcatore, che Gabriel Silva, e va via con una magia Insigne. Occhio che è partito Insigne, c'è dietro anche Declan John, e di rigore Lorenzo sul sinistro, Insigne dentro per Bufala, a chiudere Maximovic. Poi non è finita, Padelli con i pugni verso Bruno Perez, che però non la tiene dentro. Rimessa per la Roma, il primo a fondo in maglia giallorossa, già tanta roba di Insigne. E poi Manolas va in tackle, ma non riesce a prendere il pallone, quindi Fagnerud pronto al cross col mancino, teso interessante Dragoschi, e questo è un grande intervento del portierone della Roma. La sovrapposizione premiata di Declan John, al centro sempre Higuain, però questa volta più morbido, messo fuori dalla difesa. Poi Florenzi a rimorchio, pensa al destro, lo lascia partire, non è male! E non trova la porta di un nulla, mamma mia. Campo, in percussione Bufal, poi chiusa, rimarchio De Rossi, c'è anche largo Salah, servito Mohamed, sale in area, prova a piazzare col sinistro, ha bucato Padelli e ha fatto 3-0 per la Roma, come lo scorso anno. Roma 3, Torino 0, a segno Mohamed Salah. Higuain che si muove, riceve questo pallone, sta partendo anche Insigne a sinistra. L'ho visto Higuain, che poi gli lascia il pallone e va a profondo. Insigne si accentra, vuole anche lo spazio per calciare, Insigne arriva in zona tiro, poi non se la sente. Quindi torna da De Rossi, in zona tiro lui, prova a calciare De Rossi, Padelli questa volta c'è. Scambia con Martinez, pronto con il numero 17 a mettere dentro questo pallone a vuoto Caceres. E Jansson si divora un gol che si era già fatto, ma probabilmente non se l'aspettava neanche lui, il buco clamoroso dell'ex Juventus. E qui mi ha fatto prendere un colpo. E finisce la partita, la Roma vince e convince, se non fosse per gli ultimi 10 minuti, che potrebbero anche accennare a qualche fischio, anche se non li sento, e giustamente sento esultare, perché la Roma trionfa stasera. Un 3-0 che comunque ci fa stare tranquilli, perché portiamo a casa i primi 3 punti, perché abbiamo stradominato questa partita. Loro non hanno mai calciato nello specchio della porta, anche se appunto abbiamo regalato qualcosa di più nel finale. È 1-1 tra Fiorentina e Inter, quindi 2 punti in classifica per i nerazzurri, che saranno il nostro prossimo avversario. E prima però ci darà la pausa per i nazionali, e dunque anche l'ultimo giorno di mercato. Accetta Emerson Palmieri, dunque il rinnovo. E non ci sono più problemi. Adesso siamo nell'ultimo giorno di mercato, e noi, come sappiamo, abbiamo messo in vendita, o meglio in prestito, Benassi. Vediamo se arriveranno offerte, perché è proprio l'ultima mossa che dobbiamo fare in questo mercato.
Allora ragazzi, manca un'ora, quindi sicuramente non arriveranno offerte, ma quello che vi posso dire è che tra le migliori offerte, le più clamorose direi, oltre a Pogba che avevamo visto, c'è un Robben che passa allo United. E fa paura il Manchester quest'anno ragazzi, fa veramente paura. Quindi fortunatamente non l'abbiamo preso nel girone, ma attenzione perché è in Champions e quindi potremo prenderlo poi nella fase di eliminazione diretta. Allora, infortunio in allenamento, no. No. 2 mesi per i turbe. Vabbè, ho capito, ma che sfiga. Ma che sfiga. Ma veramente che sfiga, ragazzi. Sicuramente, guardando sempre il bicchiere mezzo pieno, avremo spazio, cioè, avranno spazio altri giocatori. Però, adesso, ragazzi, comunque stanno iniziando le qualificazioni al mondiale, che però noi chiaramente simuleremo perché ce ne frega il giusto di queste almeno prime partite, ma penso di simularle un po' tutte queste. Qui vinciamo col gol di El Shaarawy. Per chi ancora si stesse chiedendo perché non ho preso El Shaarawy, perché il Milan voleva 40 milioni. Così è che noi non ce l'avevamo. Però vabbè. Allora, altri aggiornamenti. Ah, ok, aggiornamento mensile dell'osservatore. Tutti i giocatori. Non male, non male. Anche Magir, tra l'altro, vuole un ritocco di stipendio. Quindi andiamoglielo a fare prima di giocare la seconda, anzi di simulare, se così vogliamo essere più precisi. La seconda e l'ultima amichevole, o comunque partita di qualificazione, quindi non è un'amichevole. Signori, entriamo già nel clima Inter intanto, perché noi giocheremo l'ultima partita di questo episodio contro i Nerazzurri, sarà un big match sicuramente, e sarà un po' una partita di maturità, una prova di maturità per la Roma. L'Italia invece la prova di maturità direi che l'ha superata, visto che ha segnato tutto il tridente e abbiamo vinto 3-0 contro la Slovenia. Quindi vi posso dire con molta felicità che questa è la classifica momentanea, quindi a sorpresa direi che Udinese e Genoa sono in testa a punteggio pieno. Bisogna anche vedere chiaramente le partite che hanno giocato, quindi è ancora un po' troppo presto per giudicare. E detto questo, accetta la birra, quindi siamo pronti ad andare a San Siro, al Meazza, alla Scala del Calcio, chiamatelo come volete, per giocare Inter-Roma sabato 10 settembre 2016, la terza giornata di campionato. Sarà un po', come detto, una prova di maturità, ma comunque una partita tutta da seguire. Parte John a cercare Castagna che arriva, poi Salah di testa, Vidic arriva, Pjanic che la gira ancora, Ranocchia allontana, è partita benissimo la Roma. Adesso però attenzione al primo fondo nerazzurro con Lukaku che trova il fondo, poi la va a mettere sul secondo palo, Luciano a chiudere, vento di Salah che è andato profondo e quindi servito l'egiziano. Salah rientra molto bene sul destro, c'è cioè di mezzo al campo Declan John in zona completamente offensiva e fuori ruolo, poi va dentro da Higuain che è fuori gioco. Aveva risposto comunque presente a Nanovic. Comunque positivo anche John che si propone sempre molto. Parte Perisic che la va a mettere in mezzo, Manolas, poi la palla resta lì, Lukaku dietro, Vidic al volo, palla fuori. Sono in due sul pallone. Non tira Perisic, non tira neanche Jovic, c'è uno schema, Lukaku deviazione, calcio d'angolo. Grande occasione per l'Inter. Ricci a puntare, Ranocchia lo salta, va dentro ancora Florenzi, grande azione tutta di Roma con Florenzi! E Handanovic in calcio d'angolo, l'ho detto, azione di Roma, non della Roma, con Ricci e Florenzi con la testa praticamente Handanovic a negare il vantaggio alla Roma. Parte Pjanic, si farà sentire tanto i tifosi della Roma. Palla per Ucan, che mette giù, prova a calciare, poi palla verso Higuain, occhio a De Rossi al limite, riesce a tenerla, poi Ucan, allarga per Salah, occhio a Mohamed, in aria Salah, palla sul mancino, prova a mettere il cross, deviato, ancora De Rossi, palla che arriva a Pjanic! Che praticamente la passa da Nanovic. Fuori Pjanic, dentro Wenger, non convince ancora il bosniaco che tra l'altro si è divorato una palla gol per lui semplicissima sulla fine di primo tempo, ha praticamente calciato tanto per farlo passando il pallone di fatto da Nanovic e quindi una scossa va data, viene sostituito, entra al suo posto Wenger, speriamo faccia meglio. Il cross di Biagiani verso Lukaku che arriva in corsa, Florenzi ha anticipato ma è lui l'ultimo a toccare, decisivo il suo tocco perché è calcio d'angolo. Salah si muove dietro di lui Wenger, ma ne termina ancora in out, chiude Xhaka. Florenzi per De Rossi, c'è Higuain al limite, occhio al Pivita, dentro anche Ucan, servito Ucan! Sali Ucan all'esordio in questa stagione, porta in vantaggio la Roma, proprio lui, manovra avvolgente della Roma con De Rossi che serve Higuain, bravissimo da assist man a girarla per l'inserimento del turco che poi riesce a mettere il pallone alle spalle di Handanovic, a sbloccare la partita. De Rossi,
La Shao Chan sta partendo sulla destra, ha servito Wenger che si inserisce, Wenger in area di rigore, Wenger Handanovic! Sarebbe stato clamoroso che segnassero due centrocampisti. Si accentra, ancora Ucian, c'è dentro Higuain, favore restituito per Higuain! Handanovic la mette in calcio d'angolo, hanno provato come detto a scambiarsi il favore, questa volta a parti invertite rispetto a quella del gol dell'1-0. Anche Maximen, l'ho visto Salah che lo manda, Maximen mette giù, c'è la sovrapposizione di Salah, la palla termina in calcio d'angolo e si gioca ancora, quindi probabilmente sarà l'ultima azione di partita. Ucian lascia partire il cross verso Handanovic che la fa sua, però penso che il tempo sia finito e finisce qui, ha vinto la Roma, espugnato il Meazza, Inter 0 Roma 1, il gol è di Salih Ucian a inizio secondo tempo, vittoria fondamentale di straordinaria importanza perché intanto sono due di fila, perché cominciamo a vincere in trasferta e sfatiamo il tabù 1-0 visto che col Bologna non c'eravamo riusciti, facendoci rimontare. E poi tra l'altro devo dire, come vedete dalle statistiche, siamo stati anche molto precisi perché su 10 tiri abbiamo calciato sempre in porta. Sono contento perché sì, è vero, l'Inter non va sottovalutato, è un avversario tosto, ci ha fatto giocare anche Malino stasera. Sono contento perché abbiamo vinto con il 4-3-3, questo è molto importante perché col Bologna il gol l'avevamo fatto col 4-2-3-1 e col Torino abbiamo giocato col 4-2-3-1. E poi sono contento di aver battuto questo avversario che, come detto, non è partito benissimo, infatti adesso ci chiudiamo, ci salutiamo con la classifica. Ma comunque, come ho detto in telecronaca, non ha avuto un calendario facilissimo perché ha beccato la Juventus alla prima e comunque ha pareggiato, la Fiorentina alla seconda in trasferta e ha pareggiato, arrivava alla partita contro di noi, comunque forse anche un po' sulle gambe, e si ritrova comunque in una zona non felicissima di classifica. Ma siamo ancora all'inizio, la classifica è corta. L'Udinese per ora conduce ma a pari punti con la Roma e con il Genoa. Poi ci sono la Lazio a 5 punti, la Juventus a 4 affiancata da Atalanta e Torino. Poi ci sarebbe anche il Milan a 4. Insomma, la classifica è questa, ragazzi, la vedete. L'unica a 0 per ora è l'Empoli. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto questo. Io parlo, dico con la FF perché veramente mi hanno stretto l'apparecchio, che tra l'altro quest'estate toglierò. Quindi dai, raga, cioè, vediamo l'ora. Poi facciamo poi una festa che si chiamerà hashtag non c'è l'apparecchio. Che hashtag di merda, comunque. Ma allora, dicevo, per quanto io possa parlare. E siamo arrivati al termine, quindi io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like se così è stato, fatemi sapere insomma di questo inizio di campionato cosa ne pensate della classifica e tutto, quindi chiaramente continuate a commentare come fate sempre, che vi voglio bene, sotto i video. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video e con il prossimo episodio. Bella, ragazzi.